Il Sigbin è un altro degli spaventosi mostri vampirici delle isole Filippine. Questo predatore notturno si aggira nell'ombra, predando le sue vittime e bevendo il loro sangue. Le sue caratteristiche sono orribili. È una creatura di grandi dimensioni, con una pelliccia scura di colore marrone rossastro. Le sue orecchie massicce possono sbattere in modo tale da assomigliare a un battito di mani e ha anche una lunga coda a forma di frusta. Il suo volto ricorda quello di un pipistrello arrabbiato, con occhi larghi e penetranti. Oltre che per il suo aspetto spaventoso, il Sigbin è noto per la sua andatura all'indietro, con la testa infilata tra le zampe posteriori. Questo passo insolito, insieme alla sua capacità di scivolare nell'ombra, lo rende incredibilmente difficile da rintracciare. Il suo comportamento da spazzino è particolarmente inquietante. Il Sigbin attacca sia gli esseri umani che gli animali, prosciugando il loro sangue e rubando la loro energia vitale. Nei racconti più inquietanti, il Sigbin è più attivo durante la Settimana Santa, quando va a caccia di bambini. Una volta trovata una vittima vulnerabile, le apre il petto e le strappa il cuore. L'organo del bambino viene aggiunto a una collana che si aggiunge ai cuori delle numerose vittime della bestia. In alcune zone delle Filippine, il Sigbin è visto soprattutto come un predatore notturno, temuto per le sue abitudini di caccia ai bambini e per la sua propensione al sangue. Altrove può essere visto più come un mistico guardiano delle foreste o delle montagne che protegge certe aree dagli intrusi o dal male. Queste diverse interpretazioni della creatura sono solo un assaggio della ricchezza della cultura e del folklore dei popoli filippini.